Anfaccio a tutti ragazzi, qui è Calum, bentornati signori e signori, un nuovo vlog. Aspettate, chiudo la porta perché sennò si sente un casino della Madonna, porco di... Bentornati signori e signori, un nuovo vlog. Allora, sono andato a aprire al postino e non so per quale motivo. Vabbè, innanzitutto sono arrivato il one up box, però ne sono arrivati due. Quindi quello che credo è che abbiano spedito sia quello di agosto che quello di settembre. Però ora vai a capire qual è quello giusto. Sinceramente non lo so, quindi apriamo bene prima uno. Allora ragazzi, voglio subito dire una cosa: se volete acquistare questo box vi lascio il link nei commenti, nei quali ovviamente c'è il mio referral, e con il mio referral, se voi fate l'abbonamento con il mio referral, verranno accreditati i soldi anche a me. Ve lo lascio in descrizione, vi farò vedere appunto che cosa troverò in questo box. Andando sul sito ragazzi troverete tutte le informazioni riguardanti al box, quanto costa o comunque cosa ci puoi trovare dentro, e che comunque vedrete in questo video, e niente di che. In molti mi chiedono ragazzi, ma perché il video con questa maglietta non è sempre la stessa, brutti stronzi? Ora ve la faccio vedere. You know, non è la stessa, cioè no, 8000 così, capito? Mi raccomando. Chiudere subito. Spero che mi stia registrando la telecamera perché non ne sono sicuro. Diamine subito il primo pacco, non so se in realtà quell'altro... Non so in realtà, boh, allora no. Vediamo un po'. Ci servono delle forbici. Visto che sono un killer. Ah ragazzi, molti poi mi chiedono di farvi vedere la mia canna. Ora ve la lascio vedere. Raga, amori, vieni qua da te, vieni. Ferma, ferma. Brava. Eccola qua. Era la mia cagnetta, si chiama Data, guarda là. Si chiama Data, è un anno e mezzo. Ciao, sono Data. È un Jack Russell. Va là. Vai una cuccetta. Ora abbiamo questo pacco ragazzi con delle forbici, mi raccomando, come dice Muciaccia, o Muciaccia, non mi ricordo come si chiama. Se avete sotto i 12 anni, chiamate i genitori che potreste farvi molto male. Non ho mai avuto pazienza per queste cose. Quindi va a finire però che spacco tutto e trovo tutte le cose nella pop box spaccate. Questo non è buono, non vogliamo questo, giusto Daniele? Ci serve una forza sovraumana per fare questo! No, c'ho pure di romperlo. Avendo troppa forza, perché mi faccio troppe pippe in realtà, sì. Oppure ho troppa forza. Oh! Abbiamo fatto questo one-up box. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. Questo è il cane di Minecraft. Non so se potete vederlo. Io dovreste vederlo, il cane di Minecraft. LOL! È stupendo! Questo credo che sia il pacchetto, vediamo se c'è innanzitutto. Vediamo se troviamo un'informazione di quando è questo pacchetto. Perché in teoria ogni... Ma che cazzo è? Un cazzo nero. Ogni pacchetto dovrebbe avere una sua... un suo tema. Ma qui non riesco a trovare quale... Ah, forse ho trovato. One up box. No. Semplicemente dice che ci sono varie cose. Non mi dice qual è il tema di questa settimana. Allora, innanzitutto, abbiamo trovato dei puzzle che facevo da bambino e che questi sembrano un cazzo nero. Vedete da come sono messi? Mi pare un cazzo nero. Io non sto scherzando. Poi ragazzi, mi ho trovato il cane mio di Minecraft. Niente male, anche abbastanza carino, molto morbidoso. Carino. Oh, la maglietta, ragazzi. Il pezzo forte di ogni one-up box, di ogni scatola, è proprio la maglietta. Ok, credo che mi stia. Sì. Vediamo un po' di cos'è. Donkey Kong. Credo che la figura della Nintendo... No. Pac-Man, tutti i giochi retro, credo. Game Boy Color, c'è. C'è Pikachu e Pokémon, no, ragazzi. Allora, ora voi potreste pensare, cane, ma dici no ragazzi, così oddio che figo perché dovresti avere il referral nel box. Sì, è anche quello un modo, ma ragazzi che ci siano i Pokémon qui e il Game Boy Color qui, ragazzi, the god, lol. Sempre esclusivo one up box, ragazzi. Questa maglietta, una maglietta, contate che c'è una maglietta del genere, costano 15-20 euro, quindi di quei 27 dollari, 27 dollari poi ragazzi, non euro, che sono 25-24 euro, ci rientrerete sicuramente con questi gadget. Poi, abbiamo
It's dangerous to go alone. Take this. Vedete? Non so cosa sia. Apriamo subito per vedere cosa sia, ragazzi. Non ho la minima idea, giuro. Tipo una catena o qualcosa del genere. Oh mio Dio, boys! Oh mio Dio! La spada di Minecraft con la... spada di diamanti di Minecraft con la collana. Molto bella questa, molto bello. Io, zio, io sono del ghetto. Io sono nero e sono del ghetto. Hai qualche problema con me? Eh? La vedi questa? La vedi questa? L'ho trovata in una... in un one-up box. Comprati anche tu un one. Bella questa collana, ragazzi. Credo che la metterò quando andrò a trans, sì. La metterò decisamente. Boh, però là, niente male questo pacchetto. Però non credo che sia... non so perché mi hanno inviato due pacchetti, sinceramente, ragazzi. Poi abbiamo una specie di adesivo, qualcosa del genere. Ora lo apriamo, se ci riusciamo, sempre con le nostre adorate forbici, senza cercare, senza rompere nulla. Ok, vediamo un po'. Non capisco cosa sia, vi giuro. È tipo qualcosa da appendere, non lo so. Ah, tipo un... ah, un papillon. È un papillon, signori. È un po' stretto, mi sta strozzando. Però è un papillon, abbiamo capito che cos'è. Un papillon di Minecraft. Credo che questo sia il tema Minecraft. Non so di quale mese sia questo hop box, ma credo che oggi farò proprio il spaccamento di questi due hop box che mi sono arrivati. Non so meno di quale mi sono arrivati, però va bene. Poi, ragazzi, in ogni scatola c'è una spilla, che in questo caso raffigura settembre. Questa è la spilla di settembre. I pixels. Ecco perché prima abbiamo trovato Color e Pokémon. Game Boy Color e Pokémon. Vedete? La spilletta. E qui abbiamo tutti gli stickers, che sono veramente carini. Sono veramente carini. Questi magari potreste darli ai vostri fratellini piccoli o cugini, che si divertono di solito con queste cose. Io mi ci divertivo perlomeno. Quindi, facendo un rapido resoconto, cioè, sembra tema Minecraft. Cagnolino di Minecraft, ragazzi. Come si può leggere qua. Spilletta che raffigura il mese di settembre con i pixels. Stickers per i vostri fratellini più piccoli o cugini. Una bella spada di diamanti di Minecraft con una collana. Un bel papillon che serve anche a strozzare le persone, quindi è doppio risultato. Ma la cosa più bella è che sia questo cazzo nero da montare. Cazzo nero da montare. Ok. E ragazzi, e il pezzo forte di ogni One Up Box, la maglietta, ovviamente. Che devo dire che a settembre la maglietta è stata veramente bella, ragazzi. Veramente niente. Scusa del cazzo. Veramente niente male questa maglietta, ragazzi. Mi piace veramente tanto. Forse la metterò per andare a qualche fiera, perché no? Non è niente male, è veramente bella. E questa è la scatola, ve la faccio vedere, magari la scatola One Up Box, non so il motivo, però ve la faccio vedere. Ah! E questa qua. Quindi il tema era pixels, ragazzi. Questa è la scatola One Up Box. Ora, questa è un'altra scatola One Up Box. Ora, non so se l'azienda si sia sbagliata e mi ha inviato due scatole di settembre uguali, ma non credo, perché visto quando ho preso collaborazione con questa azienda, ragazzi, la presi tipo i primi di settembre, quindi qua se questo sia il pacchetto di agosto. Non ne sono estremamente sicuro, però potrebbe essere. Io cerco di fare piano perché non voglio rompere la roba che c'è dentro, che sennò butterei un po' di bimbi. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Questo è un altro tema. Allora, innanzitutto abbiamo trovato bella questa maglietta grigia, mi piace così, questa la userò per dormire. Non conosco bene i personaggi, ragazzi, di questa maglietta, ma credo che sia Zelda, non ne sono sicuro. Personaggio di Zelda o Link, credo che sia. Non voglio dire cazzata, ragazzi, perché non conosco questo tipo di cartone, oh, sì, cartone, JK, di tipo di gioco, quindi preferisco stare zitto. Andiamo subito a vedere però di che tema tratta questo One Up Box, ragazzi.
Innanzitutto abbiamo trovato anche la stella del drago, che è la numero 4. Ah. Capi? Ah, porco! Capisco, ragazzi. Innanzitutto questa è la sfera del drago. Ma credo che la ricerca, questo è una cosa cinese, non serve neanche One Up Box per prenderla. Però sono di quelle gommose antistress, quindi ragazzi, se dovete andare a scuola magari ve la portate e fate... Professoressa, io ho la sfera numero 4 e sua madre una zoccola. Oh! Questo, ragazzi, dovrebbe fare molto effetto. Fate Dragon Ball! Se tu... Perché poi, ragazzi, mi pare... Non so se mi ricordo bene, ma Gohan aveva nella cappella, aveva nel cappello la sfera numero 4, quella Gohan bambino, o la sfera numero 5, quella che aveva anche Goku. Non mi ricordo, ma credo che sia la 4. Non vorrei dire cavolate, ma credo che sia la 4. E la sfera poi è andata. Andiamo subito a vedere però di cosa tratta questo mese. Perfetto, questo infatti era il mese di agosto del combattimento. Vedete, la sfida del mese di agosto. Io, ragazzi, quello che vi posso dire io... Queste spille ve le tenete tutte, ve le conservate, magari ci fate un quadretto, così, tanto per. Perfetto, andiamo a vedere anche un polsino, ragazzi. Questo è semplicemente un polsino tema Pokémon, tema Pokéball, un bel polsino, magari quando è inverno me lo mettete. Io, visto che ho un cazzo così grosso, volendo potrei metterla anche attorno al pisello. Ragazzi, lo so, non dovrei dire questa cosa in diretta, però è vero. Un cazzo enorme. Real time. Problemi di cazzo. Ora, abbiamo anche una statuetta. Ragazzi, prima di prendere collaborazione con questa azienda, ovviamente ho visto un paio di video di youtubers, sia stranieri che... l'ho salvato all'ultimo. Sia stranieri che italiani, cosa si trovano nelle box. No, per capire se ne valeva la pena o meno prendere collaborazione. E quello che hanno trovato, sinceramente, mi è piaciuto proprio per questa collaborazione. Anzi, sapete che vi dico? Fanculo tutto. Questa è la statuetta della Marvel, originale Marvel. Si possono trovare anche queste statuette: Spider-Man, Iron Man, Capitan America, Hulk, eccetera. Credo che sia la... appunto, la... No, non è solo, perché c'è anche Iron Man. Questo che abbiamo trovato è Iron Man, quindi non è... Non c'entrano niente gli Avengers. Ok, infatti, stavo per dire una cazzata enorme. Abbiamo trovato Wolverine, ragazzi. E questa, sapete, vi dico, la stavo per aprire, non la lasciamo in scatolata, perché... Mi piace vederla in scatolata, non sono una di quelle persone che deve prendere per forza le cose in mano. E la mettiamo qua, ragazzi. Poi, credo che sia una toppa questa di Deadpool in versione panda. Non conosco neanche questo personaggio, l'ho solo sentito nominare. Deadpool. Poi, ragazzi. Attenzione. Ok. Allora. Faccio vedere anche quest'altro biglietto, magari così. Allora, questo invece non so cosa sia, ma ci sono i Pokémon, Mario, o comunque tutti i personaggi dei videogiochi, Charizard. Credo che sia uno stickers che si incolla, anche questo, che non potete attaccare dove vi pare a voi. E sapete voi a cosa vi dovete attaccare? A sto cazzo, ragazzi. Questi sono i foglietti che ho trovato dentro la... le One Up Box. Quindi sono le One Up Box del mese di agosto e di settembre. Del mese di agosto, come abbiamo detto, era il tema combattimento, il mese di settembre invece era il tema pixels. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, questo mini vlog vi sia piaciuto. Oggi c'è solo questo video, ma non vi lamentate, ragazzi, perché già domani ci sarà un nuovo video di LOL. Quindi andate tranquilli, se riuscirò ne caricherò due, non domani, forse dopodomani, almeno così vi faccio recuperare il video di oggi. Però anche questi vlog li voglio fare abbastanza uscire decenti. Se volete acquistare il One Up Box, ragazzi, il link è in descrizione. Io spero che voi lo facciate, nel caso in cui voleste, appunto, acquistare il One Up Box, spero che lo utilizzerete il mio link, appunto, così mi arrivano i soldi anche a me, inutile che ci nascondiamo sotto sottilezze. Ok, ragazzi? Quindi, se il video è piaciuto, vi lascio un bel like, se vi ha commentato, se vi ha condividete, ditemi cosa ne pensate dell'editing che farò su questo vlog, che voi vedrete subito nel video. Fatemi pensare dell'editing, appunto, perché voglio migliorare sotto questo punto di vista. An faccia a tutti, ragazzi! Da cane lupo. Bella. No, l'intro... No, il saluto così però è troppo... Sapete che saluto facciamo? Bella. No, vabbè, saluto del merda. Bella.